Non si risponde solo con la propria morte. Si risponde anche sopravvivendo a qualcosa. Noi due siamo sopravvissuti a Cristina. Tu andando lontano, io rimanendo qui. Non fa differenza che l'abbiamo scelto per viltà, per cecità, per saggezza o per desiderio di vendetta. Siamo sopravvissuti ed è un dato di fatto. Non credi che avessimo un motivo valido per questo? Non credi che di fronte alla sua morte noi due dobbiamo sentirci responsabili di quanto accaduto? In definitiva, lei si è dimostrata superiore, più umana rispetto a noi due. Superiore perché la sua risposta l'ha data con la morte, mentre noi siamo rimasti vivi. E non abbiamo nessuna attenuante. Questi sono i fatti. Chiunque sopravviva a qualcuno commette un tradimento. A noi sembrava di dover rimanere in vita e non abbiamo nessuna attenuante perché lei, per gli stessi motivi, è morta. Cristina è morta perché tu sei andato via, è morta perché io sono rimasto qui e non le sono andato incontro. È morta perché noi due, gli uomini ai quali apparteneva, eravamo degli esseri spregevoli, orgogliosi e al tempo stesso vili, petulanti e al tempo stesso muti, più di quanto lei potesse tollerare. Siamo fuggiti da lei, l'abbiamo tradita sopravvivendole. Questa è la verità. Ed è necessario che tu lo ricordi, è la tua ultima ora. E anch'io non lo dimenticherò qui, in questa casa. Sopravvivere a una persona che abbiamo talmente amato da sentirci disposti a uccidere per lei, alla quale eravamo tanto legati che per poco non ne siamo morti, rappresenta uno dei crimini più misteriosi e inqualificabili della vita. Il codice penale non ne fa menzione, ma noi due sappiamo che cosa pensarne. E sappiamo anche un'altra cosa, che nonostante la nostra saggezza vile e orgogliosa, non abbiamo messo in salvo nulla per noi stessi, perché lei è morta e noi siamo rimasti vivi ed eravamo legati tutti e tre, in un modo o nell'altro, per la vita e per la morte.